meno si spreca, meno cose vanno a finire nel secchio della spazzatura. Siamo sicuri che se le nonne facciano delle polpette eccezionali, anche loro creeranno dei piatti ancora più fantastici. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. A scuola di zero spreco stavolta ci sono i rappresentanti dei tre rioni del Palio di Castiglion Fiorentino. Il progetto, che si chiama proprio Che faccio, lo butto, coinvolge il comune della Val di Chiana grazie alla collaborazione con Gestione Ambientale ed AESA Impianti. È un titolo tutto particolare ma strutturato con l'ufficio ambiente, soprattutto il mio assessorato. Che faccio, lo butto? È un progetto che nasce non solamente come spot di quelle che sono le tematiche sociali e etiche del dimezzamento dello spreco alimentare, ma è qualcosa di più, quello di coinvolgere più che altro una sfera sociale come quella appunto folcloristica di Castiglion Fiorentino. E ad oggi diamo proprio la dimostrazione pratica di coinvolgere tutti i rioni, i tre rioni del territorio del comune di Castiglion Fiorentino per affrontare un progetto che crediamo fortemente sia di forte sensibilizzazione, ma soprattutto una tematica sia economica, etica e sociale. Un concetto, quello dello zero spreco, sempre più attuale. Secondo i dati più recenti, ogni famiglia italiana spreca più di 600 euro di cibo all'anno, che passa direttamente dal frigo al gestore del servizio di nettezza urbana, con conseguenze negative sotto il profilo economico e ambientale. Stasera facciamo il primo di una serie di incontri che sono stati organizzati con il comune di Castiglion Fiorentino per aiutare tutti noi a cucinare anche quello che in cucina normalmente buttiamo via. E anche per me sarà un'esperienza nuova, perché anch'io getto un sacco di cose e quindi vorrei proprio capire come si fa a risparmiare il più possibile, perché per due doveri, primo è morale e un altro anche un dovere economico, visto che tutto quello che mandiamo via ovviamente ha un doppio costo, l'abbiamo acquistato e quello è un costo, e il secondo poi pagheremo anche per doverlo recuperare come rifiuto. In questo caso ad imparare a non sprecare sono i rappresentanti dei tre rioni. Ci stiamo avvicinando all'estate e le sagre torneranno protagoniste. Proprio in queste occasioni saper cucinare senza sprecare cibo sarà fondamentale, sarà un po' come tornare indietro nel tempo. Sicuramente se noi prepariamo delle cose e avanzano, che si fanno con quegli avanzi? E subito la diretta risposta è stata: sicuramente ci sarà da preparare cose il giorno dopo come facevano prima le nonne. Esatto, ed è quello che fondamentalmente oggi loro devono imparare. Facendo un piatto nobile avanzeranno delle cose e con quelle cose dovranno cercare di sfruttarle tutte il più possibile, quindi non solo di recupero e di, diciamo così, di riciclo, visto dove siamo, della materia prima base, quindi utilizzare le foglie, le bucce di tutte le cose, ma magari anche piatti. Se avanza la pasta, che si può fare? Una bella frittatina, una bella bomba di pasta. Avanzano le patate, delle crocchette, avanzano delle e cose che sono sempre ancora più buone forse della parte nobile. Beh, sicuramente lo zero spreco è qualcosa che aggiunge valore sia da un punto di vista nutrizionale che da un punto di vista economico e soprattutto anche etico, perché riuscire a non sprecare gli alimenti è sicuramente qualcosa che ci fa recuperare dei nutrienti che diversamente andrebbero persi, e non sono nutrienti da poco. Le fibre, le vitamine, sali minerali che sono nelle bucce oppure negli scarti spesso e volentieri sono fondamentali, anche perché in un'alimentazione come la nostra, che è sempre troppo purtroppo raffinata, quindi di alimenti super raffinati, mangiare le fibre che fanno bene all'intestino è sicuramente anche qualche cosa che fa bene alla nostra salute oltre che al nostro portafoglio. Let's go. Siccome sapevo che erano tre, ho messo 4 postazioni di lavoro, proprio perché le voglio mischiare, perché voglio che imparino a collaborare insieme, perché con la collaborazione poi c'è l'esploit. Dopodiché si andranno a divertire, torneranno a Castiglion Fiorentino e faranno le loro cene propiziatorie, faranno le loro cene tematiche, che loro ne fanno tantissime, ma con la consapevolezza che l'unione fa la forza, quindi magari durante le loro diatribe riusciranno a fare le loro gare e tutto il resto, ma in questo caso vorrei che capissero quanto è l'importanza di stare insieme. Move fast, new shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.